Ok, c'è qualcosa di strano. Di molto strano. I bassi fondi, ok. Oh, un robot. Un robot spazzino. Ciao. Che c'è? Che cazzo fai? Ma... Oh. Ma che sei stronzo? Ma sono un gatto, non è che sono un leone o... Non lo so, un alieno. È semplicemente un gatto. Oddio, l'avevo preso per un robot, pure questo. Mi sono quasi cagato sotto. Guardate come scappano. No, volevo entrare in casa. Addirittura armati. Scusasse, io vorrei solo chiedere un'informazione, niente di particolare, volevo... me ne vorrebbe andare. Tu saresti il samurai del posto? Salute, ha mangiato pesante, ha mangiato. Uno di quei rotti proprio con l'anima e il cuore. Ah, sono solo le 99,99. Ma è fighissimo. Quanto cazzo è ben vestito quello? Quindi loro non conoscono gli es altri esseri viventi oltre loro stessi, anche se non sono del tutto viventi. Effettivamente sono tutt'altro che viventi. Parla con guardiano. È bello perché... Guarda quelli dietro! Hai l'aria smarrita, di cosa hai bisogno? Mostra oggetto. Me ne vorrei andare. Una foto ridicola. Tua madre. Beh, tutti tranne gli oltreggiosi. Che cazzo di nome è? Ormai ha smesso di cercare una via di fuga. Vive su in quell'edificio. Vive. In quell'edificio con l'insegna al neon arancione. Ok. Ottimo. Dai, dove diavolo è quest'altro da qui? Oh, eccolo lì, eccolo. Oh, c'ero già stato mille volte, ma non l'avevo mai visto, dannazione. Siamo finalmente arrivati dal nostro caro Momo. No, non ti arrabbiare. Dai, calmati, mo, tanto non funzionano mai le televisioni a tubo catodico. Sempre state così. Certo che ho trovato tutti i tacchini. Bene, quindi lui in pratica... Oddio, in realtà non è che ci dice da quanto tempo siano scappati questi, quindi potrebbe essere anche abbastanza recente la cosa. Ok, sta armeggiando. Bene, sta riparando il ricetrasmettitore. Ottimo. E voilà, funziona, vieni con me. No, dove mi vuoi portare per l'uomo? Nel poschetto? Cazzo, che pigrizia quella finestra, eh. Manco per pigliare e alzarla con le mani, che schiaccia il tastino. Oh, cazzo, quindi io de devo andarci io. Non ci puoi andare tu che sei un robot, no? Ci devo andare io che sono un gatto, un essere vivente. E niente, ammazziamo l'ultima forma di vita. Mi dispiace, non volevo rompere il secchio. Questo sì, lo volevo rompere. Oh cazzo, quanti diavolo ce ne sono di questi cosi qui in giro? Ah, qualcuno si è suicidato. Sono abbastanza stupidi questi cosi. Sì, abbastanza. Basta baitarli da un lato e andare al lato opposto.
Oh, finalmente un'area senza questi cosini. Oh, c'è ancora la corrente. Oh, cazzo. Oh, porca di quella puttana. Quanti cavolo ne sono? Oh, staccati. Lasciatemi stare. Corri, 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 corri. Vabbè, dai, dovrei riuscire a girare in tondo e fregarli comunque, come se niente fosse. Cazzo, sono vicinissimi. Ma tipo non saltano giù e muoiono? Oh, ancora, basta! Giro, giro, tondo, casca il mondo. Do cazzo sta ascensore, tutti giù per terra. Oh, oh, oh! È arrivato l'ascensore. Salta, 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 salta. Madonna, per quanto. Dannatissimi mostri ciattoli orrendi. Sembrano dei vermoni con un culo grasso e un occhio gigantesco. Come diavolo me ne vado io da qui? Speriamo che ci sia una strada facile per andarsene. Siamo finalmente arrivati in cima a questa dannatissima torre. Spero di non doverci tornare mai più. Con tutti quei mostriciattoli. Ok, cosa che devo fare? Ok. Piazza il radiotrasmettitore su questa antenna. Ah, lì c'è, qui c'è la via di fuga. Ok. Sì. Un attimo. Volevo esplorare. Vabbè, dai, ho capito. Ma lo montiamo e basta. Come ha fatto il gatto senza i pollici opponibili a ficcare quel coso lì dentro? Ok, ok, ok. Beh, ci vorrà una settimana ad accendere tutte le luci. Ma lì dietro c'è un altro ascensore più avanti lì. Eh sì. Bene ragazzi, interrompiamo qui questa seconda puntata di Stray. Grazie a tutti per essere rimasti fino alla fine del video e noi ci rivediamo presto con il prossimo episodio.